Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono la Squinzia e questi sono gli anni 90. Nella puntata di oggi parleremo di serie TV e in particolare delle tre serie che abbiamo binge-watchato prima ancora che si usasse utilizzare questa parola. Prima di cominciare però andiamo con la sigla. Ancora prima che esistessero Netflix, Disney Plus o Mega Video, quando il nostro intrattenimento dipendeva esclusivamente dal regolare palinsesto televisivo, la parola binge watching non sapevamo nemmeno che cosa potesse significare. Eppure le occasioni per guardare puntate e puntate di serie TV negli anni 90 non mancavano. A cominciare da quelle giornate passate a casa, tutto il giorno in pigiama con qualche linea di febbre, il necessario per tenerci lontani da scuola. O magari l'occasione potevano essere le vacanze estive o quelle natalizie. Insomma, allora come oggi, ogni occasione era buona per piazzarci davanti al televisore alla mattina, divorare tazze di latte e cereali e biscotti e show spazzatura. E proprio a proposito di questo, apriamo con il semidio che ci ha fatto compagnia per ogni mattina, Hercules. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso. Questa è la storia di un tempo lontanissimo. Il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. Non negatelo, lo so bene che anche voi conoscete a memoria tutta la sigla di apertura di questo programma che veramente abbiamo divorato giorno dopo giorno. Sì, perché le avventure del figlio di Zeus e del fedele Iolao fecero capolino in Italia nella seconda metà degli anni 90, per la precisione nel 1996. La serie televisiva venne relegata alla fascia mattutina visti i bassissimi ascolti in quella serale. Ma da allora è stata davvero la storia. Hercules infatti è stato trasmesso in loop per anni senza sosta, insegnandoci quanto di più sbagliato e scarsamente aderente alla mitologia greca e latina potesse mai esserci. Però ammettiamolo. Tutti quei mostri, tutti quei pettorali e quei bicipiti scolpiti e quei lanci assurdi di avversari da una parte e dall'altra del campo di battaglia erano una vera figata. Continuiamo con un'iniezione di silicone sotto il sole di Malibu. Eh sì, sto parlando proprio di Baywatch. Bello il reboot con Zac Efron e The Rock. Ma volete mettere con l'originale super ormonato con David Hasselhoff e Pamela Anderson? Beh ragazzi, non c'è storia. I bagnini più famosi della televisione hanno dominato su Italia 1 per 10 stagioni, dalla fine del 1989 al 2001, senza ovviamente contare le repliche trasmesse quotidianamente in loop negli anni a venire. Un po' modelli, un po' bagnini, un po' detective. Baywatch era quanto di più propagandistico del culto del machismo statunitense e quanto di meno reale potesse essere trasmesso in televisione. Trovare un paio di chiappe cellulitiche o semplicemente un personaggio poco attraente era praticamente impossibile. La volete una chicca? Nelle ultime stagioni dello show, sono certa che i più attenti di voi avranno potuto riconoscere un giovanissimo Jason Momoa. Vi ricordate di lui? So what's your ETA? 'Cause we're up to our ears and trying to get ready for the first day. Bravi, 10 punti a Grifondoro. Chiudiamo la puntata di oggi con una tripla dose per endovena di bigottismo, con Settimo Cielo. Una volta conobbi qualcuno il cui sogno era di entrare nella casa del reverendo Camden, urlare una sequela di bestemmie a suon di rutti e uscire. Una persona ero io. Le avventure della famiglia Camden avevano un fascino irresistibile. Andata in onda per ben 11 anni senza troppe repliche, fatta eccezione per le prime stagioni, la serie Settimo Cielo raccontava le avventure appunto del già citato reverendo Camden e della sua famiglia. Tra i piccoli problemi di cuore dei sette figli e sana ipocrisia bigotta puritana tipica di molte realtà del sud degli Stati Uniti, la serie riuscì a consacrare al grande pubblico Barry Watson, Jessica Biel e David Gallagher. Ancora faccio fatica a capire quali furono le ragioni che hanno tenuto attaccati al piccolo schermo me e tantissimi miei coetanei puntata dopo puntata.
Proprio, vi giuro, mi sfugge. Se fosse magia nera ci crederei. Sapete che a volte Dio assume la forma di un cane? Non so ancora se fosse perché eravamo rapiti da quell'atmosfera ovattata e bigotta, o se riuscisse a intrattenerci per puro sfinimento dopo una mattinata passata a guardare la televisione, o ancora piuttosto a fare i compiti delle vacanze, o addirittura se tra un frame e l'altro fossero presenti dei messaggi subliminali. Vi giuro, cioè non ho ancora capito quale fosse l'effetto magnetico che suscitava in me questa serie. Fatto sta che era appunto più facile rinunciare all'ultimo Kinder Pinguì o all'ultima Kinder Fetta al latte in frigo piuttosto che a una puntata di Settimo Cielo. È proprio il caso di dirlo, che Dio ci salvi da una nuova tornata di repliche, ragazzi. Bene, per oggi è davvero tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere nei commenti quali sono state le serie televisive che avete guardato ipnotizzati davanti allo schermo. Iscrivetevi al canale per supportarlo e azionate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Ma la cosa più importante, seguitemi anche su tutti gli altri miei profili social, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Bene, adesso è arrivato davvero il momento di salutarci. Io ora vado su Google Maps a cercare dove si trova la casa del reverendo Camden. Noi invece ci vediamo al prossimo video.